Si è concluso domenica 3 settembre il primo blog tour Pesaro. 11 digital creator e influencer italiani, seguiti da ben 500.000 follower, hanno visitato i luoghi più belli, identitari, suggestivi e vivi della città di Pesaro. Un'iniziativa importante, ma soprattutto moderna, organizzata dall'ufficio comunicazione di Pesaro 2024 con l'obiettivo di promuovere il territorio. Bilancio veramente ottimo, molta soddisfazione da parte di tutti i partecipanti. Ricordiamo che sono stati 9 pagine Instagram ad aderire, suddivisi per 3 coppie, 3 famiglie con figli e 3 single ragazze che, diciamo, quindi con gusti e priorità diverse in una vacanza hanno cercato e scoperto tanto di nuovo a Pesaro. Molti non c'erano neanche mai stati, quindi insomma la meraviglia di una città che non conoscevano, che hanno trovato bellissima. Diciamo anche il weekend meteorologico aiuta, compreso aver fatto coincidere questo appuntamento con la mezzanotte bianca dei bambini, che quindi è anche un momento di particolare vivacità al termine apparentemente della stagione estiva, ma che noi vogliamo rilanciare. Un nuovo modo di promuovere il territorio attraverso una forma di comunicazione davvero efficace, lo sottolinea il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini. Non escludiamo nessun tipo di comunicazione, siamo partiti con la Lonely Planet, questi giorni c'è a raccontare Pesaro il touring club italiano, e ovviamente però la formula anche dei blogger, degli influencer ha molta importanza non solo perché tutti assieme questi 9 coprono 500.000 utenti, ma perché diciamo intervengono soprattutto su quel tipo di pubblico che ora è quasi la maggioranza, di persone che tanto vogliono un consiglio fidato fuori dai canali istituzionali, e poi soprattutto quel pubblico che si informa su internet e che è il pubblico che decide ormai anche basalmente la vacanza quasi una settimana prima, e quindi diciamo la tempestività con cui i contenuti arrivano attraverso il lavoro dei blogger, degli influencer che hanno scoperto la ciclabile San Bartolo, i ristoranti del mare, i barchini del pesce, la sonosfera, i laboratori di Casa Rossini e via dicendo, è una comunicazione che arriva un po' just in time per chi deve orientare una vacanza o magari la seconda vacanza prima che inizino le scuole. Pesaro capitale della cultura passa anche da questi momenti e da questa iniziativa. Assolutamente, perché crediamo che al di là del programma che presenteremo, insomma, ma la gente vuole respirare la città, e quindi noi dobbiamo far capire non cosa sarà Pesaro in un anno straordinario, ma approfittare di un anno straordinario per far capire cosa è Pesaro. Esperienze uniche, numerose realtà coinvolte nel primo blog tour Pesaro, influencer e creator hanno particolarmente apprezzato questa iniziativa. 4 giorni di blog tour a Pesaro, come sono andati? Sono andati molto bene, molto intensi, perché abbiamo scoperto che a Pesaro c'è davvero tantissimo da fare e abbiamo scoperto sia la città che i dintorni. Siamo andati al Parco Nazionale del Monte San Bartolo, siamo stati al mare, abbiamo fatto un sacco di esperienze con i bambini. Cosa, quale luogo vi ha colpito maggiormente? Allora, il centro storico non ce l'aspettavamo, così carino e con tante cose da fare. Siamo stati in libreria, abbiamo visitato i musei e ci sono piaciuti molto anche ai bambini i musei civici, perché abbiamo fatto delle visite proprio per loro. Come avete accolto questa iniziativa? L'abbiamo accolta con molto entusiasmo, noi siamo romagnoli quindi non siamo tanto lontani e Pesaro è un territorio che non conoscevamo bene, e quindi abbiamo colto l'occasione appunto per conoscerlo noi in prima persona e farlo conoscere ai nostri lettori. Ah, tornerete in occasione di Pesaro capitale della cultura 2024? Assolutamente sì, perché ci sono ancora tantissime altre cose che dobbiamo scoprire e visitare, e poi siamo curiosissimi di vedere come sarà la città anche l'anno prossimo.